Buonasera ragazzi, c'è il condominio da pagare. Certo. Non è cosa. Ma come non è cosa? Dobbiamo pagare. Papà it che c'hanno sta fermo. Ci pensis. E vabbè, ma tutti rispetto per vostro padre, ma vostro padre non abita qui. Ma che facciamo sta dicendo? No, ma perché gridi? Siamo nel condominio. Ma che fai tu pomeriggio di sti cose? È il portiere. Troppo tutto quello che io e papà abbiamo fatto per voi. Tutto quello, mo. Cioè, che una volta mi ha fatto passare al supermercato. Tieni pure coraggio e non fa male. Ma chi io? Amore, facciamo una cosa, non è che dovete per forza litigare. Mo pago io e la finiamo qui, poi tuo padre ci pensa un'altra volta eventualmente. Quanta bontà, Piccolo. Mi pare un prevedo. Ma chi è Piccolo? No, sono io. Beh, non ti fa niente. Ormai sono abituato. Ecco, ho fatto la spesa, mi dai una mano? T'ha già sentito suonà? Lo so, mi hai aperto. Sei bravino, anche se un poco perfettino. Non c'è metto cuore. Ha suonato campanello? Ma perché ci vuole il cuore per suonare il campanello? Comunque, facendo la spesa, ci hanno regalato anche un mestolo perché dicono che siamo dei clienti affezionati. Ma sono io che non ti voglio, chiattillo latitante. Ma è un mestolo, mica un anello di fidanzamento. Non so se sono più pazza io o tu che mi vieni dietro. Comunque abbiamo speso 32 euro. Cazzo, Fili, i soldi! Sono rimasti nell'armadio! Ma chi è Fili? Ah. È uscito un po' di sangue. Esagerata. Due gocce. Amore, ti presento Peppe, il mio amico dei corsi. Tu devi essere la fidanzata di Daniele. Io non tengo nessuno innamorato. No, è che giravano queste voci. E tu a chi credi che sei? Voce o a me? Dice sì, dice sì. Posso? Tenere una figlia, non lo sapevo. Vai! Ma ha ucciso Ciro! Eh sì, però hai visto che bello? Pam! Una botta in capa! Ma che fai? Cosa devo fare con la figlia dell'uomo che ha ucciso tuo fratello? È una PlayStation! La vogliamo vendicare la morte di Ciro o Se tu lasciavi attaccato, quello resuscitava! Amore, ma perché stai zoppicando? Ti sei fatta male! Un richiamo dal ministero. Siamo sotto osservazione. Un'altra multa per divieto di sosta! Tu sei il primo a rischiare il posto. Ma perché devo rischiare io il posto se sei tu che la metti male? La prossima volta metti la macchina tua! La vita a volte ci sbatte al muro. Ma voi siete giovani. Ma voi chi? E alla vostra età è vietato perdere la speranza, perché può ancora cambiare tutto. Mingiaccio perso la speranza. Ed oltre a tutto il tempo che avete ancora davanti, c'è un altro ingrediente che rende impossibile questo cambiamento. E volete sapere qual è? Qual è? È l'amore. Amore, ma che stai dicendo? Voi alla vostra età, ma perché tu quando andate? Io ho gli anni che ho. Per capire i tuoi segreti, per capire cosa pensi.